Ciao a tutti, faccio questo breve video perché già molti mi hanno chiesto notizie in riferimento all'estate, campi scuola, Crest, attività particolari, festa dell'oratorio. Allora è giusto che ci diamo un po' di informazioni. Cominciamo con il Crest perché attualmente questo è quello che ha il maggior numero di richieste di informazioni da parte delle famiglie. Allora, le quattro parrocchie di Leno, quindi Unità Pastorale San Benedetto e Comune di Leno, hanno preparato il progetto CREST, che quest'anno ruoterà proprio attorno alla figura di San Benedetto. Le iscrizioni partiranno il 22 di aprile, saranno come da qualche anno a questa parte online sul nostro sito oratorioleno.it, troverete la sezione dedicata e verrete condotti passo passo per completare l'iscrizione, che dovrà essere poi confermata il 6 e 7 di maggio venendo in oratorio a Leno per la misura della maglietta e alcuni altri dati. I primi Crest che partiranno in contemporanea saranno Porzano e Castelletto dal 12 al 30 di giugno e poi Leno, luglio, le prime 3 settimane e Mini Crest può aggiungere anche per chi lo desidera la quarta settimana. Campi scuola, quest'anno andremo a Cortenogoggi, ci siamo un po' avvicinati rispetto al Trentino degli ultimi anni, torniamo in provincia di Brescia. Andremo con due turni, il primo turno le medie dal 23 al 30 di luglio e il secondo turno per le superiori dal 30 di luglio al 6 di agosto. Anche in questo caso troverete sul sito oratorioleno.it moduli di iscrizione e informazioni. Festa dell'oratorio. Qui siamo dal 15 al 18 di giugno, è un bel momento di comunità, stiamo ultimando i preparativi del programma, ma vorremmo come ogni anno coinvolgere la comunità tutta, ragazzi, bambini, genitori, famiglie, giovani, adulti, sia nella proposta aggregativa ma anche nel servizio, che è un bel momento che lega molto la nostra comunità. E abbiamo quest'anno anche un torneo di calcio per le classi dal 2002 al 2006 e il titolo è suggestivo Sognare con i piedi. Troverete anche in questo caso le info sul nostro sito. È un torneo che vuole essere un po' diverso dal solito, ma ve lo spiegheremo con calma. Poi ci sono anche altre opportunità. Un torneo partirà di calcio anche a Castelletto, poi c'è il classico torneo di Porzano e poi le altre feste negli oratori di Porzano, Castelletto, ma anche di Milzeno. Rimanete collegati al nostro sito e troverete le varie informazioni. Intanto vi saluto e vi auguro una buona continuazione della Quaresima e di una Santa Pasqua.